Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Da tutti i paesi del mondo vengono a Roma, si danno l'appuntamento a Ponte Milvio. Cari ascoltatori di RDA Radio 1, amici sportivi, grande popolo giallorosso, ben trovati con Ponte Milvio, la rubrica che analizza le partite della Roma, Roma Calcio e magari anche un po' di situazioni connesse a tutto quello che è l'ambito sportivo del pallone della Roma. Ci troviamo a mancare qui alla radio dalla partita di Coppa Roma-Genoa, vinta bene, quindi è iniziato un piccolo ciclo positivo per la Roma, poi le altre vittorie che ci sono state con la Fiorentina, e quindi la Roma un po' si è piazzata di dosso delle prime, considerando la caduta libera del Milan, la caduta libera per altri motivi della Juventus, quindi si sono liberati un paio di posti, e ieri nel big match con il Napoli c'era l'opportunità di raggiungere il secondo posto. Questo non è stato possibile perché la Roma al vecchio San Paolo, che adesso si chiama Maradona, ha avuto la sfortuna di non portare a casa un punto che forse meritava, almeno un punto dico io. Ho visto una Roma in crescita, già abbiamo visto nelle partite precedenti che la Roma sicuramente ha avuto un miglioramento nell'ambito del gioco. Ieri per esempio abbiamo visto delle azioni pericolose da gol, su azione proprio di calcio, non da palla ferma, anche se poi c'è stato un calcio d'angolo pericolosissimo per la Roma, anche perché è noto che la Roma segna da palla ferma. Ma ieri però abbiamo visto qualche trama di gioco che non si è finalizzata, sempre per i soliti motivi. Bagnez poteva fare di meglio, Rui Patricio che ha salvato il risultato da un aspetto negativo, e questa è, come dico io, è la seconda fase del campionato dove Mourinho tira fuori i suoi conigli dal cilindro. La Roma ha sicuramente una forma migliore, poi c'è anche questo aspetto, il caso Zaniolo. Io credo personalmente che senza Zaniolo la Roma giochi meglio, perché Zaniolo è un giocatore imprevedibile. Certe occasioni Zaniolo non gioca per la squadra, è un giocatore molto individualista. E poi con tutto quello che è successo, che noi chiaramente non sappiamo dall'interno dello spogliatoio, credo che abbia fatto bene la Roma a metterlo fuori, oppure entrambi ad allontanarsi. Adesso di preciso, nello specifico, non lo so, ma io vi posso dire, ben sapete il mio ruolo di dirigente di Federazione Sportiva Nazionale, anche quando all'interno della nostra squadra c'è qualcosa che non va, noi preferiamo allontanare questi soggetti, questi personaggi che creano scompiglio all'interno di una squadra. Quindi accade per noi, nelle nostre federazioni, nelle nostre squadre, con i nostri coreografi, anche perché poi anche il nostro è un gioco di squadra, e credo che anche per la Roma si sia fatta un po' di chiarezza nell'ambito dello spogliatoio, dei ruoli, dei giocatori, e questo non può far che bene per il proseguio del campionato. Quindi Roma positiva, anche se purtroppo il risultato è stato quello che è, con un po' magari con un pizzico di precisione si poteva anche portare qualche punto a casa. Io direi ai tifosi della Roma di non disperare, perché la Roma è in crescita, la Roma se la può giocare fino all'ultimo questo campionato, questo secondo posto è alla portata. Adesso vedendo un po' come stanno le altre, poi con il calo fisico della primavera che ci sarà senz'altro per le altre compagini, sono squadre, quelle che sono davanti alla Roma tranne il Napoli, che sono squadre altalenanti. Forse finalmente Spalletti, che non ha più Topolini negli spogliatoi, potrà godersi questo suo primo scudetto della carriera. Ecco, lo si sapeva, io ho fatto una previsione a inizio campionato, se andate a riascoltare le mie trasmissioni precedenti, questo è l'anno del Napoli. Ci sono molte situazioni, non solo di calcio, di campo, ma ci sono dei fenomeni astrali, delle cose un po' che non si spiegano, che fanno parte anche della nostra vita, che quindi quell'anno diventi veramente l'anno tuo, perché si incastrano alcune cose che in altri anni non si è potuto fare. Auguriamo che questo puzzle, e ce lo auguriamo veramente da tifosi giallorossi, che questo puzzle possa incastrarsi anche per la Roma. I presupposti ci sono, certo si poteva intervenire meglio sulla campagna acquisti di gennaio, ma sappiamo quali sono i momenti economici che un po' tutti stiamo vivendo. Attendiamo quindi la prossima partita per vedere se sarà una linea di confine, se proietterà la Roma verso
verso le posizioni più alte. Fiducia quindi e un saluto a tutti voi che ascoltate questa rubrica molto cliccatissima, vi ringrazio per questo. Buona giornata e come sempre, forza magica Roma. RDA Radio 1, Circuito Spreaker, la tua radio web.